Sono arrivati nella notte su un barcone, soccorsi dalla Marina Militare che li ha portati a terra con le motovedette. 227 tra uomini, donne e bambini, anche piccoli. Stremati per la traversata, sono stati tutti accompagnati nel centro di prima accoglienza di Lampedusa, dove lunedì prossimo ci sarà la visita di Papa Francesco. Con l'avanzare della bella stagione, come previsto, sono aumentati i viaggi della speranza che dall'Africa puntano verso l'Europa. Anche la Calabria nelle ultime ore è stata meta di numerosi sbarchi. L'ultimo episodio riguarda 28 persone individuate a Ciro Marina, nel Crotonese. Disorientati ma in buone condizioni fisiche, hanno dichiarato di essere pakistani e iracheni sbarcati nella notte al largo di Punta Lice. Finora non è stata trovata traccia dell'imbarcazione e degli scafisti. Due adulti e un minore sono invece trattenuti per accertare le loro responsabilità per l'arrivo nei giorni scorsi sulle coste di Borgia, nei pressi di Catanzaro, di 59 egiziani che hanno raccontato di aver pagato 4.000 euro ciascuno per il viaggio, durato circa 8 giorni. Altre 67 persone sono state tratte in salvo stanotte dalla Guardia Costiera al largo di Rocella Ionica, a bordo di un peschereccio che stava per affondare. 52 sarebbero minorenni. Infine questo pomeriggio un'imbarcazione della Marina Militare ha raggiunto un barcone con 80 migranti segnalato a sud-est di Lampedusa. A bordo non vi erano morti, contrariamente a quanto segnalato da un peschereccio tunisino. I profughi sono saliti sulla nave della Marina Militare, ci sono 10 donne, 4 delle quali incinte, e un bambino. Tutti saranno condotti a Lampedusa.